Siamo qui a Milano, TCL ci ha invitato a un evento per presentare i nuovi LCD da 98 pollici. Sono due modelli, abbiamo il P745 e il C805. Il P745 è quello che vedete alle mie spalle, è il prodotto di fascia più bassa, diciamo, è un LCD di tipo VA8 domini, è senza local dimming, è un wide color gamut, non è quindi un quantum dot, però ha prestazioni davvero ottime. Abbiamo infatti misurato un'ottima copertura del gamut e anche una luminanza molto alta per un prodotto di questo tipo. Sono circa 450 candele su tutto lo schermo. Ha anche una buona calibrazione di base, quindi da questo punto di vista TCL ha anche fatto numerosi passi in avanti. Ci sono anche tante novità nei menu, molto interessanti le possibilità di calibrazione, su cui torneremo in breve poi nell'articolo e anche in qualche chiacchierata che faremo separatamente, perché meritano un approfondimento. Un'altra cosa molto interessante è che questo è un Google TV, quindi la Smart TV, sistema operativo Android, nella personalizzazione con l'interfaccia Google TV, e dispone già dei nuovi chipset MT5896 di MediaTek, cioè un alias dei Pentonic 700, quindi sono gli ultimi chipset SoC di MediaTek, sono già compatibili quindi con il Dolby Vision 120Hz e sono soprattutto più reattivi, si nota utilizzandolo. È un prodotto quindi molto interessante, soprattutto per il prezzo a cui viene proposto, sono 2.999 euro di listino. Molto interessante anche il C805, è sempre un 98 pollici, il pannello è praticamente identico, infatti anche il nero e la luminanza, escludendo il local dimming che in qui invece c'è, perché questo è un mini LED quantum dot, è praticamente uguale. Qui abbiamo una luminanza decisamente più alta, sono tra 1200 e 1400 candele, abbiamo quindi un ottimo rapporto di contrasto sia nativo sia con il local dimming, abbiamo una copertura molto ampia degli spazi colore. Per il resto i prodotti sono davvero molto simili, anche qui la calibrazione di base è decisamente migliorata rispetto agli anni precedenti, c'è la possibilità di realizzare una 3D root con qualsiasi programma di calibrazione e di caricarle tramite una pennetta USB, e c'è anche la possibilità adesso con Color Space di Light Illusion di realizzare una calibrazione automatizzata. Questa possibilità dovrebbe poi arrivare prossimamente anche con Kalman. Abbiamo quindi un prodotto molto interessante, in questo caso il prezzo si alza un po', siamo a 3.999 euro di listino, ma come abbiamo detto, per un prodotto che arriva a 1400 nit con un rapporto di contrasto molto interessante, perché siamo sopra i 5001 escludendo il local dimming, anche qui LCD VA8 domini e anche qui abbiamo il nuovo Pentonic 700, quindi un prodotto completo. Tutti e due, tra l'altro, sia il C805 sia il P745, sono prodotti molto interessanti per il gioco, perché entrambi hanno tutte le funzioni disponibili, quindi auto, low latency mode, variable refresh rate, 60Hz, 100Hz, 120Hz e anche, collegando PC da gioco, 144Hz, entrambi. Sono quindi prodotti che ci hanno fatto un'ottima impressione e di quali vi rimandiamo all'articolo che abbiamo pubblicato su AV Magazine con tutte le specifiche e tutte le misure in dettaglio. Senti Nicola, allora innanzitutto grazie per l'invito, perché io e Nicola ci siamo veramente divertiti stamattina con questi due nuovi TV. Siete stati i primi lo scorso anno con il C735 ad introdurre un display da 98 pollici a un prezzo popolare, e adesso addirittura raddoppiate con due nuovi display già annunciati a IFA, e avete dato una decisa spallata anche al mercato della videoproiezione. Eh sì, confermo, con due modelli, un mini LED serie C80, particolarmente luminoso, oltre 1000 nit che avete appena appurato, local dimming con oltre 1300 aree, piattaforma affidata sempre ad Android con interfaccia Google, e novità per queste, visto che ormai abbiamo una serie di 98 pollici, pannello da 144Hz. In linea anche con l'altro modello, che aprirà un nuovo scenario in quanto più accessibile a livello di prezzo, andiamo sotto i 3000 euro, mantenendo comunque la diagonale da 98 pollici, risoluzione 4K, senza rinunciare al supporto HDR, quindi Dolby Vision, audio Dolby Atmos, e mi auguro abbiate notato anche sul retro di entrambi questi modelli il subwoofer griffato onchio per l'audio 2.1, per cui insomma attenzione a 360 gradi a quelle che sono le caratteristiche più richieste ormai dall'utente finale per prodotti di un certo valore. Questo 98 pollici vedo apre uno scenario non solo a livello di accessibilità per il costo o di tecnologie, ma soprattutto di utilizzo. Senti, un'ultima domanda sulla disponibilità. Beh, questi due modelli sono già disponibili, da quello che ho capito, anche se non vuoi dirci dove, lo dovremo scoprire da soli.
E poi però noi abbiamo visto ad IFA un ulteriore modello 98 pollici con molte più zone e anche il famigerato 115 pollici. Sì, esatto, sì, in realtà di 98 pollici ad IFA ne esistono altri due, oltre questi che abbiamo visto oggi e che ci apprestiamo ad introdurre, con due gradi, li chiamo così, sia di luminosità, 2000 e 5000 nit, e anche di aree di local dimming, prodotti che valuteremo per il prossimo anno. E poi tu hai accennato a un qualcosa su cui non mi posso nascondere perché l'hai vista dal vivo, che è addirittura più grande, va oltre, ben oltre i 100 pollici, con risoluzione 4K, anche qui un qualcosa che ci riserviamo, diciamo, di annunciare e di condividere nel dettaglio come abbiamo fatto oggi, non appena sarà pronta per essere lanciata nel mercato italiano. E poi non scordiamoci anche le altre serie che abbiamo già visto nell'evento che c'è stato europeo proprio qui a Milano e che sono in parte già disponibili. Sì, QLED, sia C64 ma adesso anche il C74 con pannello da 144 Hz, quindi particolarmente indicato per i giocatori, e poi la serie C80 che oggi abbiamo annunciato con 98 pollici in realtà coprirà dal 50 all'85 e sarà il primo modello da 50 pollici 1000 dall'interno della lineup TCL. Benissimo, vabbè, grazie dell'invito, grazie, in bocca al lupo per questa stagione che affrontate da primi della classe a questo punto. E beh, sicuramente, abbiamo iniziato questo percorso, dicevamo prima, un anno fa, proseguiamo adesso con tre modelli e tu mi hai già fatto però anticipare quali saranno anche i prossimi passi, per cui avremo parecchio da dire e da raccontare nei prossimi mesi. Benissimo. Grazie a voi. Grazie.